arrivato un po' tardi, sono tre ragazzi, vengono dalla Sicilia, sono stati... Ciao Diles, mi stimo Fanelli! Prima che mi dimentico la faccio subito, fratello! La foto, stai fermo, stai fermo! Stai fermo! Sono fermo! Ah, sono io che mi muovo! Scusa, la faccio a gnocco! Da gnocco, quello è un tortellino, vabbè. Preso, fatto. Ma ne avrai mille di foto mie, che te ne fai? La devo mandare ad Activia. Chi è? Activia. Chi è? È una mia vecchia compagna di scuola, l'ho ribeccata ieri sera su Facebook. Per nome strano, Activia. Sì, la chiamavo così perché a scuola faceva cagare. Per favore! Non andava bene a scuola, diciamo, dai. No, faceva veramente per cagare. Per favore, non era carina, diciamo. No, faceva cagare. Oh, basta. No. Quel però no si dicono, hai capito? Dimmi quello che devo fare. Io lo lascerei così. Ho capito! Non si può dire che il tiro ha fatto la cagata! Basta! Basta! Dai, già sai, fratello. Cosa? Già sai. Che cosa? Ti stimo. Dai, vai avanti, su. Comunque attivi la veramente una tipa... Dove vai? Stai qua. Mettiti vai avanti, oh. Avanti con le parole. Oh, comunque attivi la veramente una tipa sta. E a voi, attivi. Oh, comunque attivi la voi. Stai indietro, dai. Su. Oh, comunque Attivia era veramente una tipa strana. Stai fatta... normale! Oh, era strana Attivia, scriveva con l'altra mano, fratello. E sarà stata mancina. No, di Milano, fratello. Di Milano. Poi è lei che non andava bene a scuola, tu invece eri una cina. Io ero un grande a scuola. Oh, immagino. Io sapevo tutto di geografia, sì. Ero un grande di geografia. Io ero cintura nera di geografia, fratello. Cintura nera, terzo dan. Ma vediamo se eri così cintura nera. L'Italia con cosa confina? Sotto c'è il mare. E su? L'Italia. L'Italia, sai cos'è? Sì. Siamo in Italia. Sì. Allora fa lo sborone, poi non sa neanche con cosa confina l'Italia, ma va là. Vabbè. L'Italia è una penisola, confina con la Francia, la Svizzera e la Slovenia. È bagnata dal Mar Adriatico, dal Mar Tirreno e dal Mar Ionio e si estende su una superficie di 301.000 km quadrati. Chapeau, chapeau bas. Anche a te, fratello. Ed è a forma. Ed è a forma di Camperos, fratello. Ma che Campero? No! Cosa? Niente, ogni tanto mi viene. Oh, comunque ho spaccato anche su Facebook, fratello. Cioè? Faccio dei danni ovunque, fratello. Immagino. Dopo un po' che chattavamo con Attivia, mi ha subito invitato a una festa alla Baia Imperiale, fratello. Cos'è la Baia Imperiale? Una discoteca, fratello, ma sei proprio vecchio! Una discoteca vicino a Riccione, fratello! Troppo spettacolo, all'ingresso ci sono ancora tutte le colonne dei resti dell'impero romagno. Ma che impero romagno? Non c'è mai esistito, non è mai esistito l'impero romagno. Su. E allora ti dovevano tutti quei VIP degli antichi romani. Ma quali VIP degli antichi? Giulio e Cesare, Caio e Sempronio, Tullio e Episcopo. Dolce Gabbana. No, anche Dolce Gabbana! Sono romagni! Ma... pensavo che erano della Sicilia! Lascia stare, salutiamo Stefano, scusa, dai. Ciao, Dolce Gabbana, vi stimo mentre cucite. Siete. Ma non cuciono loro, per favore! Dai, te li vedi lì con la calza, su. Quindi con la chiglia... Comunque... Che è successo? Secondo me... Sì. Non era veramente Attivia, quello lì. Perché? Perché mentre chattavamo, a un certo punto gli scrivo... Fratella! Ma tu hai capito veramente chi sono io? E lei? E lui fa, certo. Mi ricordo che nella mia scuola c'era un grandissimo ebete. Ma che ridi? Ha detto ebete. Nella mia scuola non ce n'erano alberi. E siamo noi, e siamo!